la tenerezza infinita dei micini. Oh, i gatti sono bellissimi, nelle nostre case ce ne sono 8 milioni, fra pranzetti, capriole e tutto ciò che serve. Loro miagolano, ma non vi agitate, adesso vi metto insieme e li lascio giocare. Spendiamo tanti, tanti soldini, ma come fare per risparmiare e al tempo stesso consentirgli di divertirsi, mangiare, giocherellare? Lo chiediamo a Lucia Cuffaro, ben arrivata, grazie. Buona Pasqua. Buongiorno, Lucia. Buongiorno, grazie anche a te. Aiutaci a prenderci cura dei nostri amici animali. Risparmiando perché faremo con oggetti di riciclo, tiragraffi, cucce, giochi, che i gatti sono meno consumisti di noi e preferiscono i giochi quelli riciclati più che quelli comprati. Facci vedere. Allora, iniziamo immediatamente con un tiragraffi, però faremo un tiragraffi per far scricciare il nostro gatto come se fosse un DJ. Tra l'altro fai un favore anche ai padroni dei gatti, perché tra divani, sedie, eccetera, rischiamo a volte che con le loro unghiette si rovinino anche oggetti pregiati. Allora, iniziamo con una classica cassetta della frutta di glissirolo che in genere si trova abbandonata vicino ai mercati rionali, purtroppo. Noi la recuperiamo e la copriamo magari con del cartoncino anche riciclato in questo caso e con dei piccoli sempre ritagli che possano creare l'idea di un mixer. Dopodiché creiamo il vero e proprio tiragraffi. Allora, un classico cartoncino, questo ad esempio copriva una rivista, vedi? È fatto in questo modo, ha una parte diciamo un po' più bucherellata, che è la classica che si usa per fare tiragraffi per i micini. Sì. Allora, noi ne abbiamo tagliato qualche strisciolina, eccola qua, e abbiamo creato una ruota. Allora, in questo caso dobbiamo continuare ad attaccarlo alla nostra ruota con dei pezzettini di scotch, quindi molto molto semplice, in questo modo. Oh, questo qua. Come stanno loro? Beh, ce n'è uno che poverino si deve un po' ambientare, lo prendo in braccio per fargli due coccole e tranquillizzarlo un pochino, perché trema tutto. Trema però... Tra l'altro è molto bello. Sì, dobbiamo trovargli il nome anche, che ancora non hanno i nomi, nessuno dei due. Allora, ecco qua, il nostro tiragraffi è praticamente pronto, vedi? Così loro possono grattare le unghiette, semplicemente ce lo attacchiamo alla nostra console con un po' di colla, ok, e spingiamo bene. Dopodiché possiamo decorare con dei ritagli, degli adesivi, vedi, posizionandoli magari in modo un po' vario. In questo modo. Ok. Secondo me apprezzerebbe. Se io lo mettessi lì comincerebbe subito a giocare là. Eccolo. Sì, ha detto di sì, gli piace. Per farglielo riconoscere aggiungiamo un po' di erbagatta e la mettiamo all'interno delle fessure del nostro tiragraffi in modo tale che guarda, il gatto sia attirato. Immediatamente. Lo vedi? Ha sentito l'odore dell'erbagatta. Per le cucce invece che ci puoi dire? Allora, intanto togliamo il nostro tiragraffi. Dove lo posizioniamo di qua. Vuoi tornare fra le palline? Per le cucce oggi abbiamo un crogiuolo creativo, siamo partiti. Dove vuoi andare, amore? Vuole andare nella cuccia? O forse dal fratellino? Forse mettiamolo dal nella fratellino. Cesta di vimini con le palline. Ecco, così state al sicuro. Allora, abbiamo, come vedi, una bella vecchia valigia, l'abbiamo imbottita con, in questo caso è stato fatto un lavoro meraviglioso dalle ragazze dell'arredamento, bellissimo, tutto riciclato, una copertina, un asciugamano, un vecchio maglione, la riempiamo, abbiamo fatto una cuccia deliziosa, oppure una classica cesta in vimini, una valigia, questa un bauletto di legno, o addirittura la classica cassetta, anche in questo caso della frutta, che abbiamo riempito tutto a costo zero. Io quasi quasi gliela farei provare, anche perché provare. Vogliono scendere. Ma vogliamo portarlo alla cucciamaca? Cucciamaca? Sì, facciamogliela subito vedere. Allora, abbiamo qui... Questa è un'idea proprio semplice. Questa è la classica sacchetta per la spesa. L'abbiamo tagliata. I ganci per le mani sono laterali e abbiamo fatto quest'amaca da poter mettere sotto la sedia in questo caso. Perfetto. Quindi è proprio semplice, vedi? E questa è un'altra, vedi, valigia fatta di vimini. Forse quella pallina è un po' grande per loro. Per loro sì, per il momento. Lo vuoi provare dentro? Forse sì, ha paura? Dai, prova a metterlo tu. Lo provo a mettere io. Vieni qui, piccolo amore. Vieni. Io lo chiamerei Nestore. Si è attaccato alla giacchina. Eccolo qua, là. Nestore? Sì, ecco. Diciamo che questa giacchina andrebbe un po' ripresa. Ha paura? Allora torniamo dietro il bancone e proviamo a vedere invece cosa possiamo fare quando dobbiamo lavare i nostri amici, perché detestano l'acqua, lo sai, no? Detestano l'acqua. E a volte ce la caviamo con le salviette profumate, ma anche quelle hanno un costo. Allora, le salviettine profumate in realtà non sono neanche poi particolarmente, sono sempre chimiche, hanno sempre dei prodotti chimici. Come possiamo farle? Semplicemente con dell'acqua e dell'aceto, un litro di acqua, due cucchiai di aceto.
lato e un classico panno in microfibra liscio e strofiniamo i nostri micini che non amano l'acqua, quindi deve essere comunque abbastanza stretta, deve essere abbastanza strizzata. E allora passiamo alle coccole. E invece, aspetta, dico l'ultima cosa, per profumare la sabbietta, quindi in qualche modo per assorbire gli odori e cambiarla forse anche un pizzico di meno, basta mettere un po' di bicarbonato sotto la sabbietta, che è igienica e tossica, quindi non stai parlando della vaschetta dove della lettiera. Sì. Perfetto. Della lettiera dove c'è la sabbietta. E invece i biscottini fatti in casa? I biscottini. Allora, questo è un classico, facciamo un po' di biscottini premio. In questo caso prendiamo 150 grammi di pollo e li prendiamo già macinati in Guarda, questo subito modo. Si sono drizzati sentono l'odore, amore. Ci mettiamo anche un po' di farina, circa 150 grammi. Questa è una 0, va bene anche una 00, l'ideale è ancora meglio quella integrale. Quindi 150 grammi di pollo, 150 grammi di farina. Ci aggiungiamo anche un uovo, perché comunque contiene proteine, e un pochino di verdura, in questo caso 50 grammi, mettiamo un po' di carote. Bel piatto ricco. Che abbiamo già lessato precedentemente. Infine un cucchiaio di olio, eccoci qua. Ah, che bel pranzetto vi stanno preparando qui, Dopo aver amalgamato il tutto, quindi con un po' più di tempo, creeremo una pallina che è più o meno questa. Eccola qua. Voilà. Fatta. E alla fine il risultato finale dei nostri biscottini, che saranno stesi e poi messi in forno a circa 150 gradi per 20 minuti, sarà questo. Che furbata, gli hai fatto anche la forma pesce. Sì, lo vogliamo che vedere belli. Se gli piacciono, proviamo ad avvicinare un micino. Vediamo un po', forse sono piccoli ancora, però vediamo solo Nestore. Se si incuriosiscono. Eccolo. Subito. Lo sento l'odore, ma è ancora troppo piccolo per questi. Però è incuriosito. No, gli piace. glielo lasciamo come vediamo che succede qua. Esatto. A proposito di giochini. Allora, a proposito di giochini, come ti dicevo, perché comprare dei giochi se i gatti si divertono tanto con i giochi che trovano in giro? Tipo con queste palline di lana? Sì, noi li faremo una scatola delle meraviglie. Prendiamo la classica scatola delle scarpe o scatola magari dei maglioni che ci è avanzato. Con dei bicchieri facciamo dei fori, che sarà un modo per fare, e ci infiliamo dentro degli oggetti. Gli oggetti devono far rumore, quindi si devono muovere, delle scatoline che dentro... Eccoli là, allora. Vedi il rumore? Quando l'ha tirati? Che succede? Li mettiamo dentro, mettiamo delle palline, mettiamo dei tappi in sughero che, anzi, ricordiamo che vanno sempre gettati nell'umido. Sempre. Una volta che li hanno mangiucchiati... Mettiamo delle piccole palline, mettiamo dei cerchietti, mettiamo un po' di corda, magari ne tagliamo qualche pezzettino. E per farli avvicinare, questi ho fatto anche dei croccantini io, direttamente, sempre con lo stesso impasto dei biscotti con cui abbiamo fatto prima. Li mettiamo qua dentro, in modo tale che il gattino con una zampetta vada a cercare questi Nestore questi vuole uscire. Sente il rumore, guarda come è incuriosito. Beh, io li lascerei giocare. E mentre loro giocano, io ti saluto, ti do appuntamento alla prossima settimana e ti ringrazio perché ci riesci sempre a far sorridere e soprattutto a far giocare i nostri piccoli amici. Vieni, Nestore.